Oggi siamo qui con Federico Toniolo che ci parlerà di un progetto che si chiama Smart Experience. Allora Federico, ti chiedo di presentarti e di raccontarci brevemente di questo progetto. Ciao, mi chiamo Federico e da 6 anni sono psicologo e da 2 ho iniziato questo progetto chiamato Smart Experience, che è una vera e propria società che si occupa di gioco in diverse sue forme. L'ho aperto assieme a 2 amici che si chiamano Antonio e Marco. Antonio è un grafico, web designer, illustratore e nerd di lunga data. Marco è un economista di formazione, ma fa il consulente attualmente come lavoro principale. Assieme abbiamo deciso di iniziare questa impresa per cercare di utilizzare il gioco in diverse sue forme, dal vero e proprio intrattenimento per le persone a cose più complesse e elaborate che hanno a che fare con la psicologia del lavoro e con il team building, la gamification e la formazione in azienda. Dall'inizio del progetto ad oggi si sono aggiunti anche 2 collaboratori che sono Francesca, una giovane ragazza che sta facendo il tirocinio da noi e che si occupa delle parti di marketing e social media managing, e Stefano, che invece collabora con noi come game master. Com'è nata la vostra idea? È nata da Antonio e Marco. Loro inizialmente, ormai quasi 5 anni fa, hanno avuto l'idea di costruire un escape room che fosse un po' diversa dalle altre. Quest'idea e soprattutto dall'accoglienza che ha ricevuto nelle persone che lo hanno provato, per cui chi lo ha fatto si è divertito e insomma ha potuto misurare il fatto che ricalcasse una vera e propria escape room, hanno pensato di poterci fare qualcosa di più serio e professionale. E in quel momento mi sono aggiunto anch'io per cercare di portare questo e altri strumenti simili a questo nei contesti delle aziende, nei contesti del team building, diciamo. Ci fai un esempio degli ultimi progetti che avete realizzato e che state promuovendo? Tra le cose che facciamo ci sono delle vere e proprie attività di gioco che facciamo noi, che proponiamo noi alle persone, offrendogli anche un vero e proprio game master, quindi qualcuno che li aiuti, un facilitatore che permetta all'attività di essere svolta e di essere godibile. Ma poi ci sono anche dei veri e propri prodotti in vendita, come ad esempio un gioco di carte, questo diciamo creato a partire da un'idea di Marco, che è un gioco di carte educativo rispetto al tema del trading e della finanza in genere. E ci sono delle motivazioni personali che vi hanno spinto a creare Smart Experience? Da un lato sicuramente l'interesse di tutti per il gioco, dall'altro forse anche il background comune, la provenienza. Tutti e tre abbiamo fatto, e in realtà ci siamo conosciuti all'interno del mondo dello scoutismo, facendo per anni quell'attività insieme, e quindi in realtà per anni giocando assieme prima e poi successivamente creando costantemente attività che fossero diciamo così orientate ad un fine educativo, ma che utilizzassero il gioco come strumento. Quindi diciamo che in qualche modo eravamo già abituati a fare le cose che stiamo facendo. E in che modo il gioco può essere un mezzo per promuovere il benessere? Il gioco per me è già uno strumento professionale, nel senso che da anni collaboro qui in Piemonte con l'associazione Tiare, che si occupa di minori in contesti residenziali, e con loro già da 5 anni faccio laboratori di gioco incentrati appunto sul tema del gioco, e vengono utilizzati come un vero e proprio strumento terapeutico, sul quale stiamo peraltro cercando di fare anche della ricerca scientifica sopra. Assieme a Smart Experience cerchiamo di utilizzarlo in contesti dove il benessere passa, diciamo, dal luogo di lavoro. E qual è il valore aggiunto del fatto che voi siate 3 professionisti con delle esperienze e degli studi così diversi?
Sicuramente la complementarietà, cioè il fatto che appunto proveniamo da background universitari o comunque di studi differenti, che ci permette di insomma, applicare la nostra professionalità in modi diversi all'interno della società, ma anche il fatto di avere passioni e interessi simili ma comunque diverse, per cui per esempio Marco ha un background da economista, ma allo stesso tempo è un ottimo artigiano 2.0 che riesce a mettere insieme sia gli strumenti e le tecniche del passato con quelle più moderne, come ad esempio la stampa 3D o la realtà aumentata. E Antonio invece è grafico, web designer e quindi si occupa di tutte quelle parti lì all'interno dell'azienda, ma la sua cultura in termini di giochi e di mondo nerd fa sì che insomma che possa portare la sua competenza anche su quella, su quello. Mentre io per conto mio porto da un lato la mia esperienza e i miei studi di psicologia, quindi anche diciamo così la professionalità per portare le cose che facciamo all'interno delle aziende, ma poi anch'io ho insomma degli interessi e delle passioni differenti, come ad esempio la programmazione elettronica che in parte ho speso all'interno delle cose che facciamo. A che punto siete in questo periodo, in questo momento, nell'evoluzione del vostro progetto? Diciamo che siamo in una fase un po' di ripartenza, nel senso che la pandemia in questi ultimi 2 anni non ha aiutato, però da un altro lato ci ha portato a reinventarci in nuovi modi, quindi a potenziare tutte le parti che riguardavano l'online, ma anche a provare a fare le stesse cose che volevamo fare in maniera differente, come per esempio all'interno di progetti con o per altre persone. C'è qualche messaggio in particolare che ti senti di lasciare, di condividere ai giovani colleghi e alle giovani colleghe? Diciamo che la mia idea durante gli anni di studio era quella di un percorso predeterminato che si doveva cercare di individuare e di seguire il più possibile per arrivare a crearsi una posizione professionale. Poi quello che in realtà ho scoperto e di cui mi sono reso conto è che è stato tutto utile quello che ho appreso all'università come psicologo, le cose che ho imparato a fare prima e durante anche per altre ragioni, e che volendo la professione la si può reinventare mettendo insieme le competenze che si hanno, che sono sicuramente indispensabili e imprescindibili, ma anche le proprie passioni, i propri interessi. E soprattutto la competenza di persone che sanno fare cose che a noi non appartengono, ecco. Mettendo insieme queste cose è anche possibile reinventarsi. Come potete essere raggiunti e contattati dalle persone che sono incuriosite da quello che fate? Per seguire le cose che facciamo si possono vedere da 2 siti internet sicuramente, che sono smartexperience.xyz e timescape.it. E con gli stessi nomi ci si può trovare su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, LinkedIn.